amici di OlimpiaTube, è tornata a vincere l'Olimpia Milano, un successo importante perché era quello che contava per interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive in campionato. La vittoria a Sassari per 73-85. Ci sono partite nelle quali non c'è bisogno per forza di essere scintillanti, ma bisogna ottenere il risultato. Questa era una di quelle partite e la squadra di Ettore Messina ha posto rimedio al momento di difficoltà. Milano è ancora al secondo posto in campionato perché Brindisi ha vinto in quel di Pesaro, ma intanto è tornata a battere un colpo e questo è, come dicevo, la cosa più importante in questo momento, quando siamo ad un passo davvero dalla fase clou della stagione, in primis quella europea, ma poi anche quella tricolore. Per quel che riguarda i singoli, a proposito di colpo battuto, non possiamo che parlare di Zach Lidey e Shevon Shields. Lidey ha la miglior prestazione stagionale in Italia e in Europa, 28 punti realizzati e statistiche significative della sua concretezza, 7 su 10 da 2, 4 su 6 da 3, quindi una prestazione senza fronzoli, sempre sul pezzo. Segno importante per quello che nella prima fase del campionato era stato letteralmente il trascinatore, offensivamente parlando, soprattutto della squadra di coach Ettore Messina. Dall'altra parte, Shevon Shields, 19 punti per lui, è un dato che mi preme soprattutto sottolineare, il 3 su 3 dall'arco dei 6,75. In più di un'occasione ultimamente Shields aveva rifiutato tiri da 3 punti, un po' perché le percentuali non erano delle migliori, un po' perché aveva perso quella fiducia che aveva conquistato nei primi mesi della stagione italiana. Ecco, il 3 su 3, il 100% dal campo è un dato importante perché Milano ha bisogno di Shevon Shields non solo per le sue penetrazioni, ma soprattutto per aprire il campo. E poi il Ciacio Rodriguez, 10 assist, questo il sintomo che la squadra è tornata a lavorare di squadra. Uno solo nella partita persa a Brindisi e nonostante la sua prova da 7 su 10 da 3, Milano aveva perso perché l'Olimpia ha bisogno di essere un team, di andare tutti sulla stessa pagina, di non avere un eroe solitario. E allora in questo senso poi chi meglio di Rodriguez può distribuire assist da tutte le parti per i compagni? 10 è davvero un numero significativo, mentre Delaney, partita dopo partita, passo dopo passo, ritorna in ritmo per tornare a formare quella coppia in cabina di regia che davvero in tanti invidiano all'Olimpia, anche in tutta Europa. Poi, andando a scovare un po' nelle pieghe della partita, due altre segnalazioni. Intanto quella di Paul Biliga, 4 su 4 dal campo per il giocatore che dovrà essere fondamentalmente il centro di riserva poi nella corsa per vincere il campionato italiano, quindi per l'Olimpia è davvero importante avere solidità da parte di Biliga. Ultimamente non c'è sempre stata, Brindisi ha fatto molta fatica, ieri invece con Sassari prestazione concreta, ed è quello che serve a questa Armani Exchange per avere anche profondità nel campionato italiano, che sia Heinz o che sia Tarceschi poi il pivot titolare. E poi solidità mentale, perché Sassari era tornata sul meno 2 con un magic moment di Marco Spissu e la risposta dell'Olimpia da questo punto di vista è stata importantissima. Dal 62-64 Milano ha piazzato un 12-0 di parziale con 4 triple, Lidey, Shields e Rodriguez, gli autori, 2 di Lidey tra l'altro, e Milano è tornata a mettere quel margine importante che poi gli ha permesso di vincere la partita in carrozza e di rendere anche assolutamente inutile l'espulsione per doppio tecnico di coach Ettore Messina, che tranquillizziamo sarà comunque sul ponte di comando dell'Olimpia sabato con la Virtus Bologna, perché la squalifica per doppio tecnico non esiste, l'espulsione in questo caso non dà luogo a squalifica.
Abbiamo parlato di sabato perché sarà il prossimo appuntamento del campionato italiano, eccezionalmente anticipato di un giorno per avere un po' più tempo per preparare i playoff di Eurolega contro il Bayern Monaco, sabato alle 20:15 contro una Virtus Bologna ovviamente ferita dalla sconfitta in gara 3 di Eurocup che le ha tolto la possibilità di partecipare alla prossima Eurolega, e bisognerà capire con quale animo arriverà a Milano, se feroce per riscattarsi subito o se ovviamente debilitato da una sconfitta che rovina un po' i piani della società bolognese e che toglie la possibilità al nostro basket di avere una squadra in più nella massima competizione continentale. Dunque sarà l'Olimpia ancora, purtroppo mi viene da dire, l'unica partecipante tricolore nell'Eurolega della prossima stagione. Se vi è piaciuto questo video potete mettere il like, iscrivetevi al canale YouTube, l'appuntamento poi sarà in questo caso domenica per commentare subito la partita con la Virtus Bologna e poi entreremo settimana prossima nel mondo dei playoff di Eurolega, finalmente a partire dal 20 aprile al Forum di Assago. Ciao!